Sono anni ormai che il Caravaggio sta lavorando ai tre grandi quadri che racconteranno la storia dell'Evangelista Matteo. La sua vocazione, la sua ispirazione, il suo martirio. Dopo il rifiuto del suo primo Matteo ispirato dall'angelo, il pittore sa di non poter commettere altri errori. Ed è stato lui stesso a cancellare una prima versione del martirio del santo che gli era uscita dal pennello troppo aulica e cinquecentesca. Caravaggio vuole con queste opere compiacere i committenti che chiedono un'opera moderna e popolare in regola coi canoni ecclesiastici, ma intende anche imporre finalmente la propria idea della pittura, che è ricerca della verità dovunque si trovi. Quadri di Michelangelo Merisi da Caravaggio, commissionati per onorare la memoria del compianto e reverendo Cardinal Matteo Contarelli, vengono accettati, benedetti ed esposti al pubblico a partire da oggi stesso. Le tre tele di San Luigi dei Francesi sono il momento più alto della pittura di Caravaggio. L'ispirazione di Matteo è molto diversa da quella che fu rifiutata tanti anni prima. Ora il santo evangelista è in ginocchio, volge il suo sguardo verso l'alto, i suoi gesti sono più leggeri. Ha ancora i tratti e le fattezze del popolano, ma sul suo viso c'è più intelligenza e interiorità. La vocazione rinnova l'iconografia tradizionale della scena evangelica. L'ambiente è spoglio e umile, come doveva essere davvero la gabella di Matteo. E una luce misteriosa e tagliente attraversa lo spazio e va a illuminare il prescelto, la sua espressione di stupore, i visi e i gesti distratti degli uomini che lo circondano. E dalla penombra esce la mano che chiama, con un gesto dolce e imperioso insieme.
la scena potente del martirio. La folla si stringe intorno al santo, quasi un atroce e immediato referto di cronaca nera in chiesa è stato scritto. Sembra una rissa di strada, una prepotenza di bravacci ai danni di un vecchio debole, inerme, tra gente spaventata e sorpresa. Gesti, volti, piume, grida, colori, masse. È un'istantanea affollata di personaggi che circondano la santa vittima e il giustiziere. Caravaggio è ormai il più celebre pittore d'Italia, ma il carattere profondamente rivoluzionario della sua pittura è tale da creare un dissidio insanabile tra il pittore e la società che lo circonda. Dissidio fomentato anche da rivalità artistiche e dalle invidie dei pittori che egli, con la sua nuovissima arte, ha fatto decadere dal piedistallo di prestigio e di grandi onori in cui erano. Caravaggio ha la netta percezione che la sua vittoria non è che apparente e provvisoria, e che il successo non può riscattarlo dalla sua condizione di perseguitato.